Allora, in maniera veramente tecnografica, ma devo dire qual è esattamente la posizione, anche perché credo di, si siano generati anche delle incomprensioni. Innanzitutto, questo intervento di tipo emendamentale non vuole essere un modo per sconfessare il lavoro della Commissione. Questo è assolutamente fuori luogo. Credo che sia anche irrispettoso del lavoro che il sottoscritto ha fatto e che tutta la Commissione ha fatto. Sono dei punti che l'amministrazione in qualche modo aveva ritenuto di apportare al testo, tant'è che anche il Presidente del Consiglio, anche il Presidente della Commissione, aveva deciso in qualche maniera di inserirli. Sono dei punti sui quali durante questa seduta del Consiglio ci siamo confrontati con diversi colleghi e abbiamo trovato un ampio accordo, quindi io adesso vi chiedo, cari colleghi, se siete d'accordo o no nel merito. Siete d'accordo, votate favorevolmente, arriviamo ad una conclusione unanime di questo documento che tanto sforzo ha richiesto e che forse vale la pena di andare avanti con un ultimo sforzo che va nella direzione di quei punti che sono stati citati prima. Tra altre cose, sul discorso dei controlli, nessuno vuole abolire i controlli. Anche nella proposta che è stata poi ritirata prima, si diceva che naturalmente vigono le norme di legge, i controlli verranno effettuati come devono essere effettuati dagli enti preposti, tutto quanto. Quindi questo non vuol dire che diventiamo nel far west. Quindi io vi chiedo veramente di fare quest'ultimo sforzo, di pensare effettivamente anche agli sforzi che sono stati fatti nella sovranità del Consiglio, perché ecco, io veramente vorrei invitare tutti i colleghi anche a rileggersi i verbali della seduta precedente. Qui mi pare che si parta da un presupposto in qualche maniera errato, cioè quello che necessariamente questo documento doveva in maniera granitica e intangibile essere votato all'unanimità. Allora spiegatemi perché abbiamo aperto un dibattito aperto agli interventi di tutti i consiglieri. Ecco, quindi io ovviamente chiedo un voto favorevole a questi emendamenti e nel caso in cui gli emendamenti non dovessero essere accolti, preannuncio che il gruppo di Forza Italia si asterrà, ovviamente sempre considerando che il lavoro che è stato fatto è un lavoro che ha visto anche la partecipazione importante di questo gruppo, quindi non sconfessiamo assolutamente niente, ma riteniamo che queste proposte potevano migliorare il documento in tutti i suoi aspetti, potevano esplicitare dei punti che in realtà sono stati sottaciuti e che quindi meriterebbero maggiore attenzione.